Comincio questo video leggendo un breve articolo di Alessandra Daniele dal titolo I ragazzi venuti dal barile, comparso su Carmilla il 29 marzo di quest'anno. Mordace come sempre, insomma, descrive con due brevi parole, insomma, qualcosa che riguarda i nuovi giovani della politica italiana. Arroganti, ignoranti, petulanti, incompetenti, cazzari. I 30-40 anni della politica italiana si somigliano tutti così tanto da sembrare fatti in serie, e in un certo senso lo sono. Sono polli d'allevamento, embrioni dotati tutti della stessa matrice berlusconiana della quale hanno le stimmate. Opportunismo, egotismo, gepensimismo, da gepensimi, ma deteriorate dalla deriva genetica. Sono cloni deboli, gusci vuoti, comparse con smanie di protagonismo, resi visibili solo dal nulla che li circonda, e stanno riuscendo nell'impresa apparentemente impossibile di far quasi rimpiangere le rapaci cariatidi che li hanno preceduti e che in gran misura continuano a manovrarli dietro le quinte. Perché in realtà non sono affatto all'avanguardia di una nuova era, come cercano maldestramente di far credere, quanto piuttosto gli ultimi rimasugli della precedente, scrostati dal fondo del barile. L'ultima risorsa di una classe dirigente decrepita che ha divorato il paese e adesso ne rosicchia le ossa, continuando a promettere da sempre le stesse cose, rinnovamento, riforme, ripresa, anzi ripresina. La scena politica in questi giorni ricorda quei vecchi, deprimenti varietà estivi degli anni 80-90, popolati di personaggi minori, sosie, imitatori, coriste e qualche vecchia gloria spompata, nei quali il cialtronesco conduttore spiccava solo grazie alla mediocrità del contorno. Di solito aveva una camicia da gelataio, un accento regionale caricato e un entusiasmo fasullo da animatore turistico. Ogni tanto mi imbatto nella replica notturna di una di queste squallide cagate e per ogni faccia che vedo mi chiedo la stessa cosa. Ma questa, chi cazzo era? Dai 30-40 anni della politica italiana, a parte quelli pubblicizzati dai media fino alla nausea, è impossibile ricordarsi nomi e facce per più di 5 minuti. Non superano mai il filtro della memoria breve. Hanno tutti più o meno la stessa personalità del tizio che sostituì Francesco Nuti nei Giancattivi. La legge elettorale renziana è pensata per loro. Gli elettori non potranno sceglierli direttamente perché per farlo dovrebbero ricordarseli. Siamo bloccati nella replica notturna di un varietà estivo anni 80-90 e l'alba ancora non si vede. Ricordo che fino a un po' di tempo fa guardavo con piacere alcuni talk show televisivi di natura politica. Mi piaceva molto anche il talk show di Gard Lerner. Mi piaceva soprattutto il fatto che gli ospiti fossero meno dei politici, ma fossero più degli intellettuali fondamentalmente, e la discussione fosse fatta in tempi più ragionevoli, con la possibilità di sviluppare un discorso, anche se a volte il conduttore, dire, si intrometteva forse un po' troppo voleva dire la sua. Ma era una formula che mi piaceva. Il talk show adesso sta diventando per me un qualcosa di insopportabile, a parte la durata, insomma, a parte la troppo frequente spezzatura pubblicitaria. Poi questa impossibilità di sviluppare un ragionamento, insomma, no? Questo parlarsi sopra, ma anche e soprattutto la inefficacia, la insignificanza dei discorsi che vengono fatti, insomma, discorsi buttati là, senza spesso nessuna costruzione di verità dietro, senza nessun progetto, insomma, frasi fatte per piacere o macchiette, insomma, ormai prevedibili nella loro dinamica, insomma, cose che per di più ti irritano perché sono anche lesive del buon senso. E poi sempre gli stessi personaggi, insomma, no? Sempre la stessa autopromozione, sempre la solita tiritera.
Come prima erano insopportabili i berlusconiani, adesso sono diventate insopportabili le tiritere dei DS, che tolto qualche personaggio un po' particolare, insomma, ripetono all'esasperazione la solita tiritera, senza nessuna, come dire, senza riuscire ad adeguarsi allo spirito del momento, insomma, alla necessità di portare avanti un dibattito costruttivo. Si sente soltanto l'esigenza di giustificare la propria presenza, di giustificarsi, insomma, di dire perché sono lì e perché sono al mondo. A me sembra esaurita questa formula. Morale, i talk show mi stanno stancando, forse perché ogni cosa che diventa così ripetitiva e sulla quale spesso si rischia di parlare di niente, alla lunga, per quanto all'inizio sia ben pensata, stanca. Ma anche perché è espressione di una politica che ormai non funziona più, insomma. È una politica che sentiamo sempre più estranea e di cui poi facciamo una verifica attraverso l'astensionismo al voto, non andando più a votare, quindi allontanando la gente dalla partecipazione. Una politica che sentiamo sempre più distante, sempre più che parla un linguaggio altro, un linguaggio suo, insomma, che quando parla della gente sentiamo che ne parla come di un qualcosa così, insomma, come di un luogo comune, che non si rifà. Cioè, voglio dire che non si può parlare della gente in senso astratto. Si deve far parlare la gente, ma non farla parlare come la si fa parlare nei servizi che si mandano nei talk show. Significa farla parlare, farla discutere, fare sì che poi nomini i propri rappresentanti, cioè chi poi porta avanti le idee che emergono, e questi rappresentanti possono avere uno spazio nella dinamica del confronto. Significa quindi creare delle strutture organizzative che nascano dal basso e nelle quali la gente parla e si discuta, ma politicamente, non in maniera ideologica, non in maniera populistica, non in maniera pregiudiziale. Quando si discute, si deve avere la dimensione dei problemi reali e di tutto quello che le posizioni all'interno di questi problemi possono comportare. Cioè di quello che succederà la mossa successiva quando si sarà fatta una determinata scelta all'interno di una gamma possibile. E questo deve essere fatto a partire dal basso, quello che manca, quello di cui si sente l'esigenza, se si vuole parlare di democrazia, è quello di ricostruire una democrazia che parta dal basso, a ripensare a quelle che erano le strutture organizzative dei partiti maggiori, soprattutto del Partito Comunista, ripensarla in maniera più moderna, ma ripensare un modo di organizzare la partecipazione dal basso, di mettere insieme, di far sì che poi quello che viene deciso dal basso abbia poi un suo peso politico, che il personale politico nasca dal basso, abbia la carica ideale di portare avanti quei problemi delle persone di cui lui è parte e che si incarica di rappresentare e nei confronti delle quali ha il peso di una verifica continua, diretta, si impegna a riferire quando porterà questi problemi in strutture un gradino superiori, insomma, fino ad arrivare ai vertici, insomma. E quindi anche qui la costruzione di una possibilità di fare una carriera politica che nasca dal basso, non di gente calata dall'alto che rappresenti semplicemente gli interessi di determinate lobby. Sarà possibile? Non lo so. Se non riprende in mano questo, la politica sarà difficile che riesca a ricreare una fiducia in se stessa. Senza una fiducia nella politica è difficile qualsiasi idea di un progresso all'interno del paese, perché
non saranno possibili delle scelte fatte a medio e lungo termine. Senza la politica si sceglierà sempre al momento, sulle questioni del momento e in base agli interessi del più forte. Non ci sarà un progetto, prevarranno gli interessi delle lobby, gli interessi della finanza, gli interessi, quegli interessi che tutti quanti a parole dicono di voler contrastare, ma poi in realtà sono quelli che al lato pratico prevalgono. Allora bisogna ricostruire la politica. Non deve, secondo me, passare soltanto attraverso i talk show televisivi, insomma, come sta succedendo, in cui i personaggi si conoscono e in cui i personaggi dicono in termini così rapidi e in modo così senza discussione, fanno proposte le più strampalate che non riescono in quella situazione a essere discusse, verificate, a essere dimostrate come inconsistenti. Insomma. E quindi chi ha più da sparare la vince, insomma, chi fa la voce più grossa, chi è più. Insomma, vince il personaggio, non vincono più le idee. In realtà senza idee non possiamo procedere. C'è un'altra questione, che è quella della filosofia della politica, nel senso di qual è il ruolo del pensiero, insomma. Cioè, la politica può essere guidata, cioè può essere manovrata dall'alto in funzione di un bene superiore prodotto dal pensiero di pochi. Secondo me no. La politica deve essere un qualcosa che nasce dal basso e che è espressione delle esigenze di tutti che devono trovare poi una sintesi, insomma. Una sintesi data anche qua dalla volontà della maggioranza, che si confronta con le idee. Questi tutti però devono essere in grado di avere un confronto continuo. È una rappresentanza che sia una rappresentanza vera, perché esistono le strutture dove il dibattito politico può essere fatto. Quindi è un problema di organizzazione. Poi è chiaro che l'apporto delle idee è importante. In quei talk show dovrebbero partecipare non tanto i politici, ma lì potrebbero intervenire i sociologi, psicologi, filosofi, addetti vari, insomma. I quali possono discutere pacatamente e lì dove la gente potrebbe essere più interessata, ci dovrebbe essere il tempo per questa discussione pacata, per il ragionamento sulle grandi idee, sui grandi progetti, per i pro e i contro di determinate scelte, insomma, vantaggi e svantaggi, costi e benefici di ogni scelta, perché ogni scelta in termini anche politici significa benefici sì, ma anche costi, insomma. E quindi a livello televisivo, a livello mediatico, sarebbe interessante avere uno sviluppo di queste idee, insomma, di tutte le implicazioni e quindi un approfondimento culturale, un approfondimento fatto con calma da persone che siano capaci di parlare senza dover salvare i propri interessi di bottega, senza dover promuovere la propria fondazione, il proprio partito, senza giustificare la propria presenza in Parlamento. Il dibattito invece politico, quello vero, dovrebbe essere fatto nei luoghi adatti, cioè nel Parlamento. Ma chi sale in Parlamento dovrebbe essere chi ha fatto la gavetta partendo dal basso e che rappresenta a livelli di sintesi sempre più alti le esigenze di quel determinato tipo di popolazione che si riconosce in quel particolare tipo di idea. E le idee non sono morte, insomma. Non è la stessa cosa, forse non si è più di destra e di sinistra, ma stabilire che le ricchezze devono essere in mano di pochi, o che le ricchezze devono essere diversamente distribuite, è un problema politico che divide, che cambia modo di vedere la società. Stabilire che
Il progresso è una diversa distribuzione della ricchezza ed è anche, dire, un giusto collocamento delle risorse, un risparmio delle risorse, che il progresso non è fatto soltanto di una crescita che ormai sta diventando improponibile perché, come dire, perché contrasta con uno spreco indiscriminato delle risorse dell'ambiente che non è più sostenibile, gestibile. Non è la stessa cosa che pensare a come individuare un altro tipo di non crescita possibile, ma di redistribuzione del lavoro, di utilizzazione della manodopera. Insomma, pensare a uno sviluppo fatto in termini di grandi opere e pensare a uno sviluppo in termini di rioccupazione sulla salvaguardia del territorio, sul risparmio del territorio agricolo, per esempio, non è la stessa cosa. Allora, le differenze ci sono ed è chiaro che queste differenze devono essere portate avanti, sostenute da organizzazioni, partiti, strutturati capillarmente, che possono articolare le loro proposte e poi confrontarle. E questo confronto sarà fatto nei luoghi deputati, più che in televisione. Ovviamente, insomma, giornali e televisioni avranno modo comunque di dimostrare di volta in volta i risultati di questo dibattito, insomma, no? E di portarli all'opinione pubblica. Ma questa esasperazione di talk show credo che non faccia bene alla politica, che faccia discutere più sui personaggi che sulle idee e che alla fine aumenti il distacco di chi vorrebbe anche impegnarsi politicamente, ma che vede in quel mondo un luogo impossibile, insomma, dove nessun impegno, dove nessuna idea può essere raccolta, che non sia quelle di quei personaggi di cui anche la Daniele parlava. La realtà è complessa, non ci può essere una sistematizzazione dall'alto. Si possono fare dei progetti e sono necessari dei progetti almeno a medio termine, se non a lungo termine. Bisogna capire dove si vuole andare, anche in Italia, anche se non basta, quindi bisogna tenere conto per sapere dove si vuole andare in Italia, dove l'Italia potrebbe collocarsi nel mondo. Ma questi progetti ci vogliono. Se noi vogliamo puntare sull'agricoltura, cioè su particolari tipi di agricoltura, su particolari produzioni, dobbiamo sapere che non dobbiamo continuare a rovinare territori e a costruire grandi autostrade inutili. Dobbiamo sapere come si vogliono organizzare i trasporti, se dobbiamo puntare sull'alta velocità o se è importante salvaguardare anche le esigenze dei pendolari. Ma anche questa cosa qua non è che si può lasciarla solo decidere dall'alto. La gente deve partecipare, bisogna ritornare a una partecipazione. Ma questa partecipazione, se poi non vede dei risultati in termini poi di efficacia politica, rischia di essere depotenziata e quindi disincentivata. Per incentivare la partecipazione, la gente deve poter vedere che quando si impegna, quando discute, quando elabora qualcosa, questo qualcosa poi deve arrivare perlomeno ai livelli in cui si confronta con il resto, in cui chi è più forte, chi ha più voti, chi ha più energia, in cui la carica ideale è più forte e quindi riesce a essere più convincente, poi riesce a spuntarla. Solo quando ci si accorge di questo, allora la partecipazione è un qualcosa che viene stimolato e si ha partecipazione. Quando c'è partecipazione c'è democrazia, che è difficile renderla diretta. Non possiamo non accontentarci di una democrazia rappresentativa, ma questa democrazia che si vuole far passare adesso non è neanche una democrazia partecipativa, è una democrazia figurata,
è una democrazia che non è democrazia, è una rappresentazione della democrazia. E queste cose secondo me vanno insieme. Se non c'è un progetto a lungo e medio termine, anche per quello che riguarda l'Italia, è difficile. È difficile pensare anche a risolvere quelli che sono i grandi problemi di adesso, l'occupazione giovanile, cosa farne dei vecchi, come ristrutturare o riorganizzare le pensioni, l'età del pensionamento, come separare la previdenza dall'assistenza, come riorganizzare le professioni, la scuola e il suo rapporto con il mondo del lavoro, quando la scuola deve essere formazione, cultura e quando la scuola invece dovrebbe rappresentare preparazione, avvio per il mondo del lavoro. Come dare delle opportunità a chi è giovane, nel momento in cui il lavoro dipendente diventa sempre meno, più difficile, di inventarsi lavoro, quindi di avviarsi al lavoro, di creare impresa. Voglio dire, tutto questo è possibile soltanto se ci sono delle linee, cioè se si decide dove si vuole andare, cosa si vuole fare dell'Italia e in base a quello poi si danno gli incentivi o si disincentivano. Ma su questo ci deve essere un accordo, una discussione importante che deve essere fatta a partire dalla base. Invece assistiamo sempre a delle scelte calate dall'alto, che poi si dimostrano contraddittorie, che non si riescono a realizzare, oppure che quando si realizzano non danno grandi benefici, ma soltanto grandi opportunità di intrallazzo e grandi occasioni alle mafie varie. Allora il problema diventa queste occasioni di partecipazione. Ce le dobbiamo costruire dal basso? Dobbiamo ripensare come a un problema importante quello di cercare di riorganizzare dei partiti, a ricostruirli secondo un sistema organizzativo a volte anche rigido, ma è l'unico che poi permette una democrazia effettiva. Adesso sono messe in discussione anche le primarie del PD. Una democrazia che non sia solo nominale. Insomma. Se non c'è una rigorosità nell'organizzazione, è come quando si studia un qualcosa senza rigore, il risultato è sempre un qualcosa di superficiale, di zoppicante, di instabile. Non so, questo è quello che penso io, ma magari è tutto sbagliato.